Roma-New York, lo dico prima io stavolta. 84.39, eccoci qua, lo dico io. Ciao da Giorgio. Da Pietro. E da Luca. Ok, adesso puoi parlare. Perfetto, grazie. Abbiamo deciso di inserire questi inserti culturali con il buon Pietro perché ci eravamo accorti, intanto che ci facevano delle richieste, no? E ci dicevano... Ma perché correte e basta? Che poi non è vero, perché noi facciamo pure un sacco di altre cose. Certo, però in questo caso abbiamo deciso... Esatto, e soprattutto perché ci siamo resi conto... Ecco, che ci hanno scritto adesso, ok. Ci siamo resi conto... Che è meglio. Che di cose culturali ne parlo io. Certo, anche perché ci siamo resi conto, io e Pietro, che te eri veramente scarso in ambito culturale, quindi ci siamo pure prestati a questo. Poi mi sono tirato giù i pantaloni e avete visto la colonna di... Grazie. Andiamo a Traiano. Andiamo a vedere la colonna di Traiano. Andiamo a vedere la colonna. Dai. La colonna Traiana invece fa da sfondo a Roma barocca. Con le due chiese, con le due chiese barocche. Che è comunque un bel vedere. Ma il barocco è un genere musicale? Il barocco, sì. Una via di mezzo tra il barocco e il rock. Bello. Roma... della colonna Traiana non te va a far chiudere i video, niente, cioè, devo dire, Roma, New York. No, perché, non, perché non puoi, dai, rompere i coglioni, allora, cerco di stringere tanto, però effettivamente qui sarebbe da parlare, un po' come il limone, cerca di stringere, ma poi però la colonna Traiana, quattro cose bisogna dirle per forza, e diciamole via, è una colonna eretta da Traiano sempre per celebrare il suo trionfo, e infatti è una colonna, si dice, istoriata, è tutta a basso rilievo, è di un lavoro fine, è presente un fumetto. Ah, racconta la storia. Che è quella là, no? Quella dove c'è il Traiano sopra, non no? È più Traiano, c'era Traiano. Il contuto fa Traiano. Credo che sia San Pietro, ma potrei dire una grande cavolata. Comunque c'era Traiano sopra, obiettivamente all'epoca di Traiano. Comunque c'è un nastro che sale, vede anche da qua, guardate. E racconta tutta la vicenda della battaglia di Traiano contro i Traci, scusa. E praticamente se ci avviciniamo a una forza narrativa è quasi emozionante, ma è drammatica, comunque si vedono persone calpestate, uccise, andiamoci, va la vicenda all'interno, ovviamente la colonna è cava, c'è una scala elicoidale che sale fino in alto, si può salire sopra? Attualmente no, cioè si può salire, ma salgono solo quelli della manutenzione, ovviamente. No, e sotto c'è il basamento della colonna dove vennero deposte le spoglie del. Lì sarebbe un bel potenziamento, secondo me, su quella torre di Traiano. Ed ora? Roma New York 84.39, andiamo alla torre di Traiano. Colonna, ignorante. Colonna, la torre di...